usciti dalla stampa locale, che era stata una semplice richiesta fatta a un organo legale che è il segretario comunale, il quale giustamente dà al comune, ai dipendenti e agli amministratori un chiaro e, secondo me, giusto, un suo parere dove la maggior parte delle volte ci dà un'assistenza giuridico-legale che non sta a me aspettare. Quindi, penso che magari in futuro la consigliera Roberta Carnevali potrebbe, non so come si muoverà, fare qualche atto o citare in giudizio il comune di Rocca di Papa. Io, per quel che riguarda la decadenza della consigliera Carnevali, ho chiesto consiglio alla dottoressa, al segretario comunale eleggente in merito, in modo tale che posso in maniera lecita cercare di uscire fuori da ogni problematica qualora venissi chiamato in causa, tutto qui. Allora, detto ciò, io ringrazio il segretario comunale per le delucidazioni in merito e adesso, dette le mie comunicazioni, visto che secondo me era giusto farle come spesso è accaduto anche al sindaco, magari a inizio consiglio comunale, potremmo anche passare alla votazione che era stata proposta dal consigliere Roberto Tricca. Ah, un attimo, la parola al consigliere Paolo Gatta, prego. Segretario, allora, grazie Presidente. Segretario, le chiedo cortesemente se può mettere a verbale il fatto che il Presidente del Consiglio adesso ha deliberatamente, senza una votazione, cambiato l'ordine dei punti dell'ordine del giorno, facendo le sue comunicazioni senza che fosse approvato dall'Aula. Grazie. La parola al consigliere Romei, prego. No, due cose. Sì, no, due cose. Io, scusate, due cose. Innanzitutto, la prima cosa è che voglio sapere se il segretario comunale ha appunto avallato la procedura di decadenza, perché da quello che ho capito il Presidente del Consiglio ha chiesto al segretario comunale un'assistenza legale per capire se era appunto possibile portare, nonostante le giustificazioni protocollate, il mancato accesso che non ha potuto effettuare il consigliere Carnevali, se appunto nonostante questo fosse possibile si assumere la responsabilità di portare il consiglio comunale in punto sulla decadenza. Lo dice la legge, non è? L'altra cosa che voglio dire è che noi stiamo tanto parlando della decadenza della Carnevali, quando invece stiamo qui in consiglio comunale da più di un anno con un consigliere Allora, che con consigliere Romei, se può responsabilità. andare più di un anno col segretario, devo verbalizzare anche quello che dice lei, per cortesia. Perciò parli più piano, lo diciamo anche i toni. Ho detto che noi stiamo tanto parlando della decadenza della Carnevali, ma stiamo facendo dei consigli comunali da più di un anno con un consigliere che versa in posizione di incompatibilità. E questa è un'informativa che devo dare prima del punto sulla discussione della decadenza di Roberta Carnevali. Se volete posso darlo subito, cioè, non posso parlare Allora, consigliere Romei, allora lei come ha iniziato, doveva mettere a verbale che non ha sentito bene Allora, io ho chiesto riparto dal primo inizio, il primo pezzo e basta, per cortesia, grazie. No, io ho chiesto, segretario, visto che il Presidente del Consiglio Comunale ha chiesto un parere giuridico-legale a lei sul fatto se fosse possibile inserire all'interno dell'ordine del giorno, nonostante la richiesta scritta al Ministero degli Interni da parte del Presidente per sapere se la decadenza della consigliera Carnevali fosse possibile portarla, perché aveva portato delle giustificazioni e gli era stato negato, diciamo, l'accesso perché doveva farlo entro 10 giorni, per il segretario comunale in quel periodo era andato in ferie, non c'era, quindi non ha potuto accedere al fascicolo. Volevo sapere se lei appunto ha come dire, avallato ed ha detto appunto al Presidente del Consiglio che potesse portare la decadenza della Carnevali. Beh, vogliamo sapere che ne pensavano. Perché se poi pensa al contrario, se pensa al contrario del...
no, possiamo continuare. E rispettare i colleghi. Sì, allora se volete degli interventi mi li scrivete e io li leggo il verbale, perché io non sono in grado di fare le vostre, cioè o dettate, scrivo sotto dettatura, oppure parlate piano, consentite anche di verbalizzare. Grazie.